sì. Ci alleniamo costantemente tutti i giorni, sia dal punto di vista cardiovascolare che proprio di potenziamento, di forza, per essere preparati a questi 6 mesi in assenza di te. Diversi di noi hanno un piccolo addestramento medico per poter aiutare i colleghi che si ammalassero e abbiamo sempre a disposizione dei medici a terra in collegamento che possono aiutarci. Abbiamo anche una farmacia a bordo con dei medicinali. Over. Abbiamo internet, possiamo mandare email, possiamo chiamarli proprio come se fosse un normale telefono e una volta a settimana facciamo delle videoconferenze in cui noi possiamo vedere loro e loro possono vedere noi. Over. C'è una stampante 3D a bordo della NASA e proprio nelle settimane scorse abbiamo stampato una trentina di campioni che verranno riportati a terra e comparati con campioni identici stampati però a terra per vedere le differenze. Ma a qualcuno non piace, devo dire a me piace molto, dormo benissimo quassù, addirittura molto meglio di quanto dormivo a terra. Over. Per esempio il primo esperimento che ho fatto io quando sono arrivata a bordo era proprio un esperimento volto a capire come il cervello adatta le proprie strategie del controllo dell'equilibrio e del movimento alla condizione di assenza di peso. E le ricadute in campo medico potrebbero esserci per esempio nel campo della riabilitazione di persone che dovessero subire per esempio a causa di un incidente o di un cancro un danno al cervello. Del tutto a sufficienza e anche di più tutta l'energia che ci serve a bordo per mandare avanti la stazione, per illuminare, per mandare avanti tutti gli esperimenti, quindi non c'è mai un problema di... quando tutto funziona nominalmente non c'è mai un problema di energia. Mi piacerebbe molto, per il momento non siamo ancora a questo punto, però ci sono dei piccoli esperimenti di coltivazione delle piante e per il futuro sono sicura che sarà così, che potremo mangiare del cibo che coltiviamo a bordo. Over.